Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con le breaking news di Teletruria. Lunga giornata per la Fimer in tribunale ad Arezzo. Proposta McLaren accettata e concordato che prosegue. Il fallimento è stato evitato. Domani gli stipendi per i 280 lavoratori, 400 con l'indotto, saranno pagati per bonifico. Passiamo alla cronaca, si fingono vacanzieri ma vengono scoperti dai carabinieri della compagnia di Bibbiena. Un arresto e varie denunce e il bilancio. Si tratta di due uomini e due donne che si trovavano presso strutture ricettive dell'Alto Casentino, erano senza fissa dimora e sono stati trovati in possesso di hashish, orologi di valore, borse, computer e una macchina fotografica. I dati del quarto rapporto sul volontariato del CESVOT registrano un'attenzione alle categorie sociali più fragili. Paura e destabilizzazione derivano per lo più dal biennio Covid e dalla guerra in Ucraina, con le conseguenze anche per l'economia. Tutto ciò si riflette nella sfera personale, ma non intacca la consapevolezza di quelle che sono le categorie delle persone fragili. L'indagine demoscopica è stata svolta da Sociometrica su un campione di 800 interviste da gennaio a febbraio 2023. È tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.